Bentornati a una nuova puntata di Facciamo finta che insieme. Diamo il benvenuto al nuovo amico che è Giorgio Baglietti. Come stai? Ciao, tutto bene, grazie Gianluca, è un vero piacere essere qui con te e con voi, grazie. Un abbraccio anche agli abbonati, sostenitori veterani, fedelissimi della prima ora, ma anche agli ultimi arrivati in questa avventura. Quindi un abbraccio anche a chi ci segue in Premiere con tutti gli amici in chat. Giorgio, raccontami un po' quella che è la tua figura e come mai hai voluto essere insieme a noi, di che cosa ci vuoi parlare? Guarda Gianluca, innanzitutto è un grande piacere, un onore essere qui nel tuo sito perché è molto molto seguito, lo apprezzo molto. E diciamo che io mi occupo di misteri praticamente da quando sono nato, sono sempre stato attratto dagli enigmi, dagli misteri già da bambino. Poi per puro caso perdo un treno quando studiavo all'università a Genova, trovo un manoscritto che mi parla di un paese dal titolo che si chiama Rennes le Châteaux, Rennes il castello, dove un prete avrebbe trovato un tesoro, avrebbe fatto determinate cose. Mi viene praticamente la febbre, passo tutta la notte sveglio e decido poi di partire su una macchina e andare a Rennes le Châteaux. E erano gli anni 80, fine anni 80, quindi 40 anni fa quasi. E praticamente arrivo, era la mia, era l'unica macchina italiana, c'erano forse due o tre auto. Oggi hanno fatto addirittura un posteggio all'inizio del paese perché tra pullman, camper e auto non ci si può più arrivare in paese. Ai miei tempi, come si dice, avevo ancora i capelli neri quando sono andato. Ebbene, ero l'unico italiano praticamente, c'erano pochissimi e ho potuto vedere dalle fondamenta, alle soffitte, queste costruzioni fatte dal parroco. Ho posteggiato la macchina che era notte, al mattino apro gli occhi e mi vedo davanti a me una torre in stile neogotico, la Tour Magdala. Perché questo parroco si chiamava Béranger Saunier. Parliamo della seconda metà dell'Ottocento. Lui nasce nel 1852, muore nel 1917, quindi appunto più di 100 anni fa. E era poverissimo e arriva in questo paese dopo aver fatto un percorso molto particolare. Appena uscito dal seminario, va in un paese che si chiama Alelebeng, dove ci sono delle terme, dove c'è una casa di parenti di Nostradamus. E sopra questo paese c'è una chiesa molto strana che i templari fanno costruire dai cagò. Poi eventualmente se vuoi faremo altre trasmissioni perché credo che in questa non riusciremo a esaurire il tutto. Bene, questi cagò erano persone che avevano le mani e i piedi palmati come le anatre, le oche, ma erano abilissimi carpentieri, abilissimi. Per i ben pensanti del tempo li chiamavano i lebbrosi, ma non erano lebbrosi, erano semplicemente una popolazione a sé. Probabilmente aliena, mi piace pensare. Comunque erano talmente abili a costruire che i templari, che non erano certo stupidi, gli fanno costruire una chiesa sopra questo paese che ha una particolarità, una pianta ottagonale. Se tu ti metti al centro di questa chiesa, cadi all'indietro. Io ci ho portato i classici scettici alla CICAP, no? Dicendo, quindi diciamo, ma sì, i classici ingegneri, dicono, ma sì, tutte stupidate, e mi mettevo dietro di loro perché praticamente si va all'indietro senza accorgersene. Anche questo fa parte dei misteri. Poi il nostro parroco sale in una montagna che è di fronte ai Pirenei. Qui siamo nella zona della provincia di Carcassonne, dipartimento della Languedoc-Roussillon, questa regione appunto, che va verso i Pirenei, Francia del Sud, ecco, proprio gli estremi lembi di Francia, che un tempo non era Francia, ma era Provenza. Te lo dico perché sto scrivendo un libro sui Catari, che uscirà per Natale, poi magari poi ovviamente te ne manderò la copia. E questa zona non parlavano francese, parlavano il provenzale, che è una specie di piemontese. Era tutto un territorio che dal Piemonte praticamente arrivava fino ai confini della Spagna, la Provenza, ma una crociata voluta da Innocenzo III la trasforma poi in quella che è la Francia odierna. Ma ne riparleremo. Ebbene, questo parroco va a L'Eclat, che è un paesino, poi vi farò vedere le foto, ci sono quattro case, tutte hanno un'antenna parabolica perché all'Eclat o guardi la TV o ti spari perché non c'è niente, non c'è un bar, non c'è un ritrovo, no? Siamo in cima, questo è Carcassonne, ecco questo qua, ecco qua, l'Eclat, no? Un piccolo villaggio
Proprio qua siamo in cima a una montagna dove di fronte c'è un'altra montagna, non c'è nulla e si intravedono questi puntini bianchi, sono tutte antenne paraboliche perché la gente di lì o guarda la TV o si spara. Ebbene, all'Eclat lui si ferma a 3 anni. Ad un certo punto c'è un episodio strano perché dei pastori lo vogliono uccidere. Perché dei pastori vogliono uccidere il parroco di un paesino? Avrà fatto qualcosa. La cosa che colpisce però di questo paese è che nel 1960, quindi nel Novecento, molti anni dopo la morte di Saunier, crolla la canonica dove Saunier a suo tempo, fino all'Ottocento, era stato. Ebbene, un crollo, tu dirai cosa c'entra questo. La cosa importante è che vengono degli alti ufficiali della gendarmeria francese, come sono i carabinieri italiani, i gendarmi, quindi colonnelli generali da Parigi, per fare le indagini. E diciamo i gendarmi locali, no? Il brigadiere locale, dice come mai che mi arrivano gente con 3 stellette sulla divisa per una canonica di campagna che è crollata. Probabilmente perché cercavano qualcosa che aveva lasciato Saunier, mi piace pensare. Bene, dopo l'Eclat, l'ultima destinazione è Rennes-les-Châteaux, una collina di 550 metri che è lì nella zona, siamo appunto a 50 km a sud di Carcassonne, dove arriva in un paese in cui tutto è dedicato a Maria Maddalena. Tutto. La chiesa è dedicata a Maria Maddalena, ci sono delle grotte dedicate a Maria Maddalena, torrenti, cioè praticamente Maria Maddalena è la regina di questi luoghi. Fatti conto che la Madonna in chiesa è messa dietro l'altare come se fosse gradita, ma sempre un ospite. Lui trova una chiesa quasi semidistrutta e chiede giusto dei fondi al comune per fare dei piccoli restauri, ma figurati un paese che oggi Rennes-les-Châteaux conta, mi sembra, 75 abitanti, no? 76 quando ci vado anch'io. E quindi figurati che fondi potevano avere un paese di 70 abitanti. Qui succede una cosa strana. Nel 1891 lui fa una scoperta, scopre una tomba. Una tomba che era nel cimitero, dedicata a Marie de Nègre d'Hautpoul de Blanchefort. Questi nomi ti fanno pensare a due cose, massoneria e templari. Perché de Nègre d'Hautpoul era un suo antenato, era il fondatore del rito di Narbonne, della massoneria francese. E un altro suo antenato, Bertrand de Blanchefort, era un gran maestro templare. Era un gran maestro templare molto particolare, che aveva scoperto una miniera d'oro e per farci lavorare, non aveva assunto dalla gente della zona, diciamo, dei Rennes-les-Châteaux, ma aveva fatto venire dei tedeschi. Perché dei tedeschi? Perché praticamente questi tedeschi parlavano una lingua che non si capiva con il linguaggio locale e quindi erano un mondo a sé stante. Tant'è che aveva creato anche la Judicature des Allemands, cioè il tribunale dei tedeschi, perché se questi minatori e fonditori avessero fatto qualche cosa contro la legge, c'era un tribunale apposito, quindi totalmente isolati. Perché questo? Per mantenere un segreto, ovviamente. Ebbene, questa donna, morta il 17 gennaio 1781, sepolta agli Rennes-les-Châteaux, aveva sulla tomba degli strani simboli, tra cui una scritta enigmatica, et in Arcadia ego. Una cosa molto strana, bizzarra, 1781. Ricordiamoci questa data del 17 gennaio perché è una data simbolica a Rennes. Lui praticamente distrugge questa tomba. Ah, tu mi dirai come facciamo a saperlo di oggi? Perché qualcuno tempo prima era passato lì e l'aveva copiata e quindi possiamo dire cosa c'era scritto su questa lascia, no, ovviamente non si saprebbe. E tant'è che avrà delle denunce perché distrugge la tomba di una donna così autolocata. Secondo altri testi, invece, spostando l'altare, trova dei pilastri. L'altare poggiava su un pilastro visigoto che si può vedere ancora oggi nel museo di Rennes-les-Châteaux, dove dentro c'erano delle pergamene. Con queste pergamene sarebbe andato a Parigi, al seminario di Saint-Sulpice. Saint-Sulpice è la chiesa più misteriosa di Parigi, dove passa la linea del meridiano di Francia. E quindi una chiesa prettamente esoterica. Lui lì sarebbe a Parigi, sarebbe fermato, avrebbe fatto decifrare queste pergamene e tornato a Rennes-les-Châteaux sarebbe diventato ricco. Allora, o il segreto che c'era nella tomba o le pergamene, fatto sta che questo prete diventa ricchissimo. Non ha più bisogno dei fondi del comune, ma può disporre di una cifra che è stata calcolata
in 5 milioni di euro attuali, se non di più. E tra l'altro è andato in onda un servizio che avevo fatto con Roberto Giacobba Freedom, è andato ancora in onda su vari canali di Italia 1 di Focus, dove appunto si parla di questo. Ma portarsi anche più di 5 milioni di euro attuali, cioè diventa ricco. Come diventa ricco? Fa restaurare questa chiesa mettendo delle strane statue, che poi vi faccio vedere, una soprattutto di un demone, demone Asmodeo. Ecco, questo demone, io lo chiamo povero diavolo perché io ho potuto vedere l'originale, quello del, diciamo, dell'Ottocento, ma qualcuno nel 1996 è entrato in chiesa e gli ha tagliato la testa e il braccio destro. Quindi è stato restaurato e, come se non bastasse, nel 2016, mi sembra, una donna è entrata in chiesa, ha preso un'ascia e ha demolito, distrutto di nuovo questo secondo Asmodeo. E ha distrutto anche il viso di Maria Maddalena sotto l'altare. Quindi è stato ricostruito per la terza volta. Io dico, perché distruggere per due volte una statua in terracotta, senza alcun valore? Forse per lo sguardo, perché io ho visto l'originale, aveva uno sguardo magnetico, uno sguardo che puntava al pavimento, leggermente strabico, e puntava forse in un punto del pavimento dove sotto ci poteva essere il tesoro, perché tieni conto che da quando io sono andato a Rennes Chateau negli anni 80, ripeto, quasi 40 anni fa, ad oggi sono cambiate tante cose, ci sono telecamere in chiesa, ci sono tante cose che sono sparite, perché purtroppo ci si è avvicinata gente che con la ricerca aveva poco da spartire, ma cercava il tesoro, e quindi non esitava a distruggere, a fare scavi illeciti, per cercare un tesoro materiale, mentre a mio avviso il tesoro di Rennes Chateau è prettamente spirituale. Ma continuiamo nel discorso. Costruisce una torre dedicata a Maria Maddalena, guarda caso, la Tour Magdala, sullo strapiombo della montagna, e fate conto, Gianluca, che l'architetto che la costruisce gli dice: reverendo, se questa torre la spostiamo di una trentina di metri verso sinistra, le costerà molto molto meno, 10 volte meno, perché non c'è roccia. Sai, siamo nell'inizio del Novecento, quindi più di 100 anni fa, non c'erano le macchine di adesso, quindi era tutto picconi e fatica. Lui dice no, deve essere lì, costi quel che costi. Perché buttare via soldi? Perché quella torre in quel punto lì aveva un significato, perché vedevi tutto ed eri vista da tutto, era un simbolo tangibile del mistero di questo parroco. Poi costruisce una villa, Villa Betania, Maria di Betania, sempre uno dei tanti nomi di Maria Maddalena, dove lui ospitava, teneva dei banchetti in cui si mangiava, si beveva, con derrate alimentari ricchissime. Io nei miei libri cito i menù, Caviale del Volga, Rum della Martinica, ogni genere di ben di Dio, e invitava dei personaggi molto importanti, tra cui una cantante lirica, Emma Calvé, ma soprattutto altri personaggi. Si ipotizza la presenza di Jules Verne, si ipotizza la presenza anche di Maurice Leblanc, che è l'inventore di Arsenio Lupin, perché in Arsenio Lupin sono tutti ambientati in Normandia, i romanzi del Ladro Gentiluomo, o a Parigi, ma c'è sempre un rimando, leggendo tra le righe, a questa zona di Francia, come dire la Val d'Aosta e la Calabria, dalla parte opposta di Francia. E poi soprattutto un Asburgo, Stefano d'Asburgo, che dopo essere stato a Meierling, dopo la morte appunto di Rodolfo e della Vezzera, no? L'omicidio-suicidio, lascia l'impero austro-ungarico e va a Rennes Chateau. Questo ne abbiamo le prove, perché i gendarmi vedono arrivare un Asburgo, cioè come se oggi arrivasse in un paesino qua del Piemonte un parente di Joe Biden, non so, della famiglia più potente del mondo. Gli Asburgo erano delle famiglie più potenti al tempo, e i gendarmi dicono: come mai un Asburgo lascia la corte di Vienna per venire in un paese di pecorai e di caprai di 70 abitanti? Lui arriva lì ed è ospite di Saunier. Quindi perché attraversa l'Europa per questo? E perché anche grandi altri personaggi vogliono arrivare in questo paese? Soltanto per una cena a base di ostriche e caviale? Non credo. Comunque il parco continua a spendere, espandere, fa costruire una strada, costruisce delle cisterne d'acqua, perché non c'era l'acqua corrente, quindi queste cisterne che si riempivano d'acqua piovana sarebbero
servita appunto per l'acqua, ovviamente, ma anche per spegnere incendi. E questo è un particolare bizzarro, perché avviene un incendio, ma Sognier si mette sulla porta di una di queste cisterne, non lascia passare i vigili del fuoco del tempo per prendere l'acqua. Sicuramente perché non c'era dell'acqua lì dentro, ma ben altro, il suo tesoro. Lui assume poi una giovane che si chiama Marie Denarnot, che diventerà la compagna della sua vita, e a cui lascerà in eredità il suo grande segreto, il suo grande mistero, ed è grazie a lei che sappiamo tante cose oggi. E con lei compiva delle lunghe passeggiate, scendeva nelle vallate dove ci sono le grotte di Maria Maddalena, guarda caso, e tornava con dei sacchi di pietre molto leggere. Queste pietre si possono notare oggi perché c'è una, diciamo, una cappella votiva dedicata alla Madonna di Lourdes, tra l'altro sotto la finestra di una casa che io ho avuto in utilizzo da uno scrittore inglese. Io per un certo periodo andavo proprio, vivevo a Rennes-le-Château d'estate, in alcuni periodi, grazie ad uno scrittore inglese, Graham Simas, che mi ha visto una volta e mi ha dato le chiavi di casa sua. Anche questo sono i misteri di Rennes-le-Château. Sicuramente ho dei parenti che hanno casa al mare, non mi hanno mai fatto lo stesso invito, assolutamente. Questo scrittore inglese che ho visto una volta mi ha dato le chiavi e io andavo a Rennes-le-Château in questa casa. Tra l'altro facevo dei sogni pazzeschi. Ci ho fatto entrare anche Roberto Giacobbo, si è abbassato perché i soffitti erano piuttosto bassi, lui è alto 2 metri. Ebbene, queste pietre ci sono lì, ma non tutte. Quindi perché raccoglieva queste pietre? Lui diceva alla gente, diceva, ma che strano questo parco che gira con dei sacchi di pietre leggere. E dicevano, mi servono per la grotta, ma non sono tutte lì, quindi c'è qualcosa di strano. Arriviamo alla fine, siamo nel 1917, il 17 gennaio 1917, lui ha un attacco, alcuni dicono un'emorragia cerebrale, che secondo una versione viene chiamato un parroco per dargli l'estremunzione, Monsignor Rivière, e questo parroco si rifiuta di dargliela, perché quello che Sognier gli rivela in punto di morte lo stravolge. Questa è una versione che ho trovato su alcuni testi francesi, ovviamente io non c'ero, quindi mi limito a riportare la fonte. Quello che colpisce è che quando lui muore, il suo corpo viene seduto su una poltrona e portato dalla Tour Magdala, e questa cosa così bizzarra, di mettere un cadavere seduto, non era così bizzarra perché era un rituale usato per i gran maestri templari. Allora Sognier, umile parroco di un paesino, era un maestro templare. Faccio solo un piccolo passo indietro. Finché c'è un vescovo normanno, come Maurice Leblanc, normanno dalla Normandia, ripeto, Val d'Aosta e Calabria, proprio dall'altra parte di Francia, le cose vanno bene, lui spende, spande, Sognier è ricchissimo. Quando muore Monsignor Billard, questo vescovo normanno, e viene eletto Monsignor de Beauséjour, che è un vescovo invece della zona, le cose cambiano, perché il vescovo Beauséjour si chiede, come mai c'è un parroco nella mia diocesi che è più ricco di me? Lo convoca a Carcassonne, nella sede episcopale, e Sognier rifiuta di andare diverse volte, tant'è che il vescovo lo sospende a Divinis e manda un altro parroco a dire messa. Questo povero parroco, Abate Marti si chiamava, però si faceva quei 5 chilometri di salita tra la, diciamo, la vallata e la cima di Rennes-le-Château per dire messa ai muri, perché la gente del paese era tutta per Sognier e andava a sentire la messa in una in questa villa, Villa Betania, trasformata in una nuova chiesa. Ebbene, Sognier ricorre in Vaticano e il Vaticano dà ragione a lui, cosa stranissima contro un vescovo. Comunque poi alla fine, in un modo o nell'altro, il vescovo comunque manda questo nuovo parroco e lui, la cosa strana è che con i miliardi che aveva poteva andare a fare la bella vita a Monte Carlo, a Nizza, a Parigi, no, resta lì a Rennes-le-Château. Perché? Muore il 22 gennaio 1917, appunto, e dopo la sua morte erede universale e la sua governante, Marie Denarnot, la quale, quando è anziana, era poverissima. Cioè, uno direbbe, insomma, ti ha lasciato 5-10 milioni di euro del tempo in franchi, perché tu sei povera? Li portavano, fatti conto, la zuppa dai vicini, era praticamente, li portavano, le patate, le carote dall'orto, no? Fino a quando, una domenica d'estate, passa un signore, si chiama Noel Corbu, gli piace questa zona, è colpito da queste costruzioni bizzarre e entra in confidenza con questa perpetua e lei gli vende tutta, gli cede la proprietà di Sognier con la clausola di tenerla in casa come una parente. E la tengono come una nonnina.
E lei ripete alcune frasi enigmatiche e sintomatiche. Uno diceva: la gente di qui, di René Le Chateau, cammina sull'oro e non lo sa. E l'altra frase era: con quello che ha lasciato Béranger Saunier si potrebbero vivere centinaia di anni, tutti, ma io non lo posso toccare. In quella frase, io non lo posso toccare, c'è tutta la risposta. A mio avviso un tesoro alchemico, perché Saunier aveva la capacità di trasmutare questo che aveva trovato, che secondo alcuni ricercatori può essere il tesoro dei Templari, il tesoro dei Catari, il tesoro di Bianca di Castiglia, la madre di Luigi IX, una serie di, perché questa è una zona di confine, quindi tesori templari, il tesoro del sacco di Roma, perché non dimentichiamo che nel 410 avviene il sacco di Roma, i Visigoti portano via quasi tutto l'oro che era a Roma, tra cui l'Arca dell'Alleanza e la Menorah, e le porta nella loro capitale. La loro capitale, una era Tolosa e l'altra era Rede, una cittadina sotto René Le Chateau, che oggi non esiste più. Allora Saunier ha trovato il tesoro del Tempio di Re Salomone? Quello che ha trovato non si sa, sono solo congetture. Quello che si sa è che lui trasmutava questa ricchezza in franchi, perché a quell'architetto che gli diceva facciamo la torre lì, paga fior di soldi. Pensa che paga fior di soldi un vetraio di Bordeaux affinché costruisse una vetrata nella sua chiesa, per cui il 17 gennaio, data simbolica, no? Morte della marchesa massonica e templare, il sole illuminando la vetrata proietta sul muro di fronte una figura di luce che assume le sembianze di un albero di mele blu. Perché buttare via una somma di soldi così perché in un giorno all'anno ci fosse questo fenomeno? Anche questo fa parte del mistero, del grande enigma. A mio avviso una ricchezza alchemica, perché la donna lo dice: io non lo posso toccare. Se era un tesoro materiale, bastava metterci le mani sopra e non le si faceva portare la zuppa dai vicini di casa. Parliamo solo un secondo della chiesa dedicata a Maria Maddalena, con Asmodeo, questo demone che è dentro la chiesa. Sull'ingresso c'è scritto Terribilis est locustiste, questo luogo è terribile, una frase dalla Genesi, ed entrando si trova il diavolo che ce lo dimostra. Poi mette una statua, una serie di statue, Germana di Pibrac, San Rocco che ha la ferita sulla gamba destra, non sulla sinistra come avviene normalmente, Sant'Antonio Abate, che è il santo del 17 gennaio, Sant'Antonio da Padova, poi inverte i quattro evangelisti, al posto di Giovanni mette Luca. Allora, Germana, Rocco, Antonio, Luca, Graal. Un caso? Se noi prendiamo la piantina della chiesa di René Le Chateau e uniamo queste statue di santi, forma una lettera M. Nel paradiso dantesco, Dante ci dice che gli angeli formano delle lettere per un motivo divino, e la lettera più luminosa è la lettera M, guarda caso. E nel centro di quella M, questo fenomeno delle mele blu, il 17 gennaio. Una serie di enigmi, di misteri che non si sono ancora chiusi. Io me ne occupo negli anni 80 del Novecento, su cui ho scritto libri, il romanzo, che un romanzo insieme a Giorgio Faletti, che era uscito una raccolta giallo uovo, appunto La penultima cena, perché ipotizzavano che il mistero avvenisse a tavola, no? Quindi la soluzione dell'enigma, ma un racconto, ma ovviamente con cui ero entrato in amicizia. Il mistero di René Le Chateau si prosegue poi in Italia, perché ci sono dei rimandi soprattutto nella Val Bormida, su queste sono mie scoperte. Uno, c'è un paese che si chiama Altare, nell'entroterra di Savona, un altro si chiama Saliceto, che è lì nella provincia di Cuneo, a pochi chilometri, dove ci sono dei rimandi, dei dettagli, ma di cui, Gianluca, parleremo se vuoi in un'altra occasione. Per oggi ci tenevo a darvi questo antipasto. Ma allora, intanto andiamo un po' a vedere, così non ti ho voluto interrompere, ma ho delle foto, così le commentiamo una per una e gli diamo un contesto, tipo questa. Carcassonne, una visione notturna di Carcassonne, che è la sede della provincia, chiamiamola così, e la sede della diocesi da cui appunto governava il vescovo Normanno Biard. Tieni conto una cosa: da questa città, nel 1000 inizi dell'Ottocento, un vescovo
lascia appunto Carcassonne e va per un certo periodo a Rennes-le-Château. Perché? Tu mi dirai, vabbè, è normale. No, nel 1200 anni fa i vescovi spesso non uscivano dai palazzi episcopali, quindi farsi 50 chilometri in carrozza in queste strade sterrate, fangose, per andare in un paese dove non c'era nulla, quattro contadini, caprai. Eppure questo avviene. Rennes-le-Château è una città molto bella, soprattutto la Cité è stata ricostruita da Viollet-le-Duc, che sembra proprio di essere in una città medievale, anche se molti palazzi sono stati, molti edifici sono stati costruiti, diciamo, nell'Ottocento. Però l'effetto scenico è veramente bello, stupendo. Ecco, poi questo l'abbiamo... Esatto, l'Eclat, questo piccolo villaggio dove lui va e dove avviene questo strano crollo nel 1960. E per questo crollo di questa canonica, una casupola dove Saunier aveva vissuto 3 anni, vengono ad investigare degli alti gradi della gendarmeria e si portano a Parigi quello che hanno trovato. Béranger Saunier, il parroco in oggetto, Béranger Saunier, che appunto legherà per sempre il suo nome a questa grande leggenda, a questo grande enigma. Era nativo di un paese della zona. Questa è la Tour Magdala, la torre dedicata a Maria Maddalena, che lui la usava come biblioteca, ed era un po' il suo studio, il suo mondo, ecco, il cuore del suo enigma. Ecco, guardate quanto è particolare. Sì, ed è messa in un punto, vedi, specifico, che se fosse stato spostato sarebbe costata molto meno, tanto più o meno il risultato è lo stesso. No, lui la vuole esattamente lì. Villa Betagna, quella villa dove appunto Maria di Betagna, dove lui teneva questi banchetti, queste cene, e dove appunto ospitava grandi personaggi. Ecco, fra l'altro, appunto, tutto lascia un po' intendere che, come hai detto tu, si parla spesso, no, di queste linee sincroniche, di queste linee energetiche, di questa struttura molto particolare. Vogliamo tornare per un attimo anche a questi costruttori con le dita palmate, perché l'abbiamo accennato, ma lì secondo me c'è uno dei cruci fondamentali di questa storia. Assolutamente, assolutamente. I Cagò erano una popolazione che è esistita veramente, quindi non sono così fantasie. Esistono veramente perché si trovano negli atti in cui Napoleone, nell'epoca napoleonica, abbiamo gli ultimi rimandi, diciamo, di queste popolazioni. C'erano proprio degli editti specifici per cui non potevano più essere, diciamo, maltrattati, trattati alla stregua di bestie, di animali, perché prima era così. Fatti conto che nelle chiese antiche, c'è dalla zona ovviamente, c'erano 2 acquasantiere, una per la gente, tra virgolette, normale, e l'altra per i cagò, perché i normali, tra virgolette, sempre, avevano schifo a immergere la mano dentro la stessa acqua benedetta in cui la mettevano queste mani palmate. I cagò non potevano fare la loro attività di giorno, i battesimi, i matrimoni, tutto quello che avveniva, che riguardava loro, doveva avvenire di notte al buio, nessuno li doveva vedere. E si hanno proprio degli aspetti specifici su questa popolazione ed erano abilissimi nel costruire. L'origine loro quale può essere? È strano, perché a che cosa servono le mani e i piedi palmati? A muoversi sulla terra? No, nell'acqua. Allora, un'ipotesi che mi sono fatto è che cosa fossero i discendenti di Atlantide, che quindi questa loro peculiarità gli avesse permesso di muoversi nell'acqua agevolmente. Ti apro una piccola parentesi, io sono un insegnante di filosofia e storia al liceo, e quando parlo di Platone è una delle basi, insieme a Aristotele, della nostra società, cioè praticamente la base filosofica di Platone e di Aristotele è quella che regge ancora oggi il nostro mondo, sono le basi filosofiche della società occidentale. Ebbene, Platone, nel suo libro Il Timeo e il Clizia, lui parla di Atlantide e parla di uomini che volavano e parla di uomini che con un dito spostavano le montagne. Ovviamente per i ben pensanti, quelli coi piedi per terra, dicono sì, sono stupidati. Allora, scusa, se tu credi a tutto il resto della filosofia platonica, perché non devi credere a questo? Lui non dice in questi libri, ma sì, ho voluto scherzare, ho scritto un libro così di stupidaggini. No, lui nel Clizia e nel Timeo, lui parla
esattamente come negli altri sui testi. E allora dobbiamo credere che c'era appunto un popolo che viveva in questa zona. Allora mi piace pensare, ti ripeto, che fossero questi cagò, scritto cagots, no? E chiamati le lepre, i lebrosi, ma è una stupidata perché la lepre ti distrugge le mani, cioè te le annienta, invece loro le avevano perfette ma palmate ed erano abilissimi a costruire. Il rapporto era con i templari, perché tieni conto che anche i templari hanno una peculiarità, erano monaci, facevano parte della chiesa prima della distruzione ovviamente, ma avevano una loro ideologia, per cui non attaccano i cagò, anzi li utilizzano per fare delle loro costruzioni, e non attaccano i catari nella famosa crociata che Innocenzo III fa nel 1200, e i templari erano una forza della chiesa, quindi avrebbero dovuto unirsi ai domenicani per attaccare, non lo fanno perché li ritenevano puri, dal nome Cataros puro, no? Quindi come non attaccavano i catari, usavano i cagò non per denigrarli, ma per sfruttare le loro grandissime abilità di costruttori. Sui cagò la loro presenza è molto forte in questa zona, dove in questa zona sempre, io ho fatto una ricerca ultimamente in un convegno sui gruppi sanguigni, non perché io sono zero negativo, ma il gruppo zero negativo è un gruppo particolare che esula da tutti gli altri ed è un gruppo concentrato principalmente nei baschi, nei paesi baschi, in questa zona del sud della Francia, in Italia, in Sardegna. In Sardegna abbiamo la più grande concentrazione di zero negativo. Come tu sai, lo zero negativo è un gruppo che può donare il sangue a tutti, ma riceverlo soltanto dallo zero negativo, a differenza degli altri. Ed è un gruppo che, tra virgolette, è considerato alieno, non si sa l'origine. Ebbene, in questa zona, quindi la zona dei cagò, era fortemente presente, quindi prioritario, lo zero negativo. Allora, da Atlantide, da un altro mondo, loro erano piccoli, erano persone non molto, tutte piuttosto piccole di statura, e abilissimi. Le donne erano abilissimi nel tessere e gli uomini nel costruire sulla pietra, con le pietre e quello che erano gli edifici. Qui siamo veramente in un punto cruciale per unire i puntini, a parte che adesso lo voglio condividere anche con voi, quindi cercando questi cagot li andiamo anche a vedere. Questa è la prima pagina di Google, quindi così abbiamo... Sì, bravo, queste immagini le trovi, sì, bravo. Si trovano facilmente. A me viene sicuramente in mente un po' anche la storia di Quasimodo, no? Quindi di Notre Dame, eccetera, eccetera. Ma poi qua andiamo veramente a unire un sacco di puntini, perché queste persone basse di statura che lavorano la pietra, sicuramente magari che sono un retaggio di una civiltà pregressa. È vero che abbiamo anche tutta una serie di racconti in cui esseri anfibi portavano la conoscenza, no? Per esempio in ambito sumerio, nei Dogon, in giro per il mondo. Ma più semplicemente potrebbe anche essere un retaggio di una civiltà, come dici tu, scampata ad un reset, di cui solo pochi sopravvissuti hanno un po', tra virgolette, scampato il reset, e hanno un retaggio molto molto antico. Ma questi, tra l'altro, mi colpisce anche quello che tu chiami la statura molto bassa, no? Ci sì. Sono tutta una serie di strutture nel mondo, dalle barche alle abitazioni, dove in realtà per poterci restare, quindi questi villaggi di costruttori, erano veramente bassi. Quindi una persona normale si doveva piegare, no? Un po' in stile Hobbit della contea. Ma guarda caso, oppure anche tutte queste leggende, in cui per esempio i nani che costruivano e scavavano le miniere, guarda caso anche lì hanno a che fare con il sottosuolo. L'abbiamo visto in diverse puntate, queste tecnologie di cui sembravano in qualche modo maneggiare le onde sonore, le frequenze, riuscivano a rendere la roccia malleabile, morbida, ma a freddo, non scaldandola, al punto che qualcuno di questi si divertiva anche a mettere l'impronta della mano, quasi a sottolineare come in realtà fossero delle tecnologie vere e proprie, e che siano proprio in quella zona, e che tutti questi enigmi, fra l'altro andando a vedere quello che c'è nel sottosuolo, lì secondo me è un punto
che merita più considerazione. Come mai in un mondo dove tutto viene spettacolarizzato si sente pochissimo parlare di questa popolazione? Forse perché viene ancora oggi in qualche modo censurato, sì, osteggiato. E devo dire che veramente, fra l'altro, riguardando anche un po' le foto, seppur abbiamo reminiscenze, prima citavi la Sardegna, dove ci sono anche i giganti. I giganti, ma i nomi dei giganti. C'erano queste popolazioni bassissime, e sapere che sono in qualche modo collegabili anche a quella zona, insomma, un bel punto interrogativo ce lo lascia. È il gruppo sanguigno, lo zero negativo, ricordiamoci, la Sardegna ha tantissime persone con il gruppo, cioè la regione italiana con la maggioranza, i Paesi Baschi e il sud della Francia, caso strano dove c'erano i Cagò e dove c'erano i Catari. Ecco, lì volevo arrivare, accenniamo qualcosa, perché è vero che sta per uscire un libro, ma i Catari, molti li hanno sentiti nominare, ma raccontiamo anche qualcosa in più di questo popolo, perché anche qui, inspiegabilmente, magari tutti l'hanno sentito un po' nominare, tutti chi frequenta il nostro canale, perché poi al di fuori voglio vedere quanti li abbiano sentiti nominare, però si sa poco o nulla, allora citiamo qualcosa, Giorgio, su assolutamente questo. I Catari erano una popolazione, un credo religioso vero e proprio, cristiano, che trova un grande sviluppo sempre in questa zona del sud della Francia. Anche in Italia c'erano, in Italia li troviamo, la chiesa più forte era a Concorezzo, provincia di Monza, l'abbiamo a Verona, li abbiamo a Monforte d'Alba, qua in Piemonte a Monforte d'Alba, li abbiamo a Orvieto, a Spoleto, Verona, come ti ho detto, sul lago di Garda, a Desenzano, a Sirmione, no? Sparsi. Ma tu su questi luoghi non senti parlare molto. Il luogo simbolico è Montségur. Montségur è una delle loro fortezze. Attenzione, i Catari non costruivano fortezze, andavano ad abitare in quelle fatte dai Visigoti. Ritorniamo sempre ai Visigoti, quelli di René Le Château. Ebbene, questa popolazione, uomini, donne, credevano in una divinità particolare. Il Dio vero e proprio è il Rex Mundi. Il Dio vero e proprio è il Dio dello spirito, il Dio che non vedi, non tocchi. Il Rex Mundi non è il diavolo, è il Dio della materia. Loro odiavano la materia, tant'è che quando nascevo non era cercata la procreazione, dovevano avere qualche figlio per proseguire, ma non c'era la gioia come abbiamo noi oggi quando nasce un bambino. Viceversa, quando moriva una persona che aveva ottenuto il consolamento, cioè un rituale specifico secondo cui l'anima poteva dopo la morte non reincarnarsi, perché loro, come ci insegnava Pitagora, credevano nella metempsicosi, nella reincarnazione, l'anima che si reincarnava era un'anima che non andava bene, perché era andata un po' di là e poi era ritornata di qua, nel mondo, diciamo, negativo. È triste. Aspetta che abbiamo perso un attimo la connessione. Sono rimasto, andava un po' di là e poi ritornava di qua. Mi senti, Giorgio? Aspetta, perché sento bene, sì, ti sento, okay. Vedevo appunto anch'io, ok, questa cosa. E ripeto, no, che quindi c'era festa quando moriva una persona che aveva ottenuto il consolamento, questo rituale, e non c'era tutta questa gioia quando nasceva un bambino. Loro credevano nella spiritualità, erano dei vegani antelitteram, perché detestavano la carne, perché la carne era frutto di un animale, di un qualche cosa che era stato proprio tangibile, e questa carne entrava in quindi univi carne con altra carne. Mangiavano il pesce perché nel Medioevo si credeva che i pesci non nascessero da un atto sessuale, ovviamente, no? Ma dall'acqua. No? C'era questa credenza, quindi il pesce si poteva mangiare. Loro non mangiavano tutto ciò che era una riproduzione, chiamiamola sessuale, quindi non mangiavano uova, non mangiavano tutto quello che era l'unione tra due corpi, no? Mangiavano solo il pesce, se no verdure, e già questo ti fa pensare. Loro stimavano moltissimo, credevano moltissimo nel Giovanni Battista, in Maria Maddalena.
non c'era questa grande stima nei confronti di Gesù Cristo, soprattutto nella croce. Gesù Cristo per loro era un messaggero, ecco, un messaggero, però attenzione, la parte spirituale, perché dicevano che se Gesù era in carne ed ossa non andava adorato, perché era diventato un uomo. Quindi lo spirito sì, ma non il corpo. E quindi assolutamente non credevano nella croce. Abbiuravano la croce come i templari. E sarà uno dei motivi fondanti sui quali Papa Innocenzo III fonderà la sua crociata, proprio perché dicevano, come voi che vi considerate cristiani, non credete nella croce. E quindi nascerà una crociata che distruggerà questa popolazione, questo credo, soprattutto nel sud della Francia. Ti dicevo, loro avevano dei, diciamo, capi, ma non dire capi è riduttivo, che si chiamavano i perfetti, che erano persone che si comportavano lungo la loro vita con castità, quindi non avevano rapporti sessuali, e seguivano questo credo del consolamento, per cui morendo un perfetto andava direttamente nella luce, nel mondo dello spirito. Davano una grande importanza alle donne, avevano dei vescovi donna, pensa, vescovi donna nel 1100-1200, non ne abbiamo neanche oggi nel 2022, quindi grande importanza a quello che è il femminino sacro, di cui mi sono occupato, se vuoi poi ne riparleremo per un prossimo incontro. E davano una grande importanza appunto alla natura e alla contemplazione del creato. Tant'è che a Montségur praticamente si dice che questa fosse un tempio solare, dove il sole proietta determinati raggi al mattino, durante alcune ore della giornata, e loro facevano questi rituali. Ebbene, arriviamo alla... Come ti dicevo, c'erano anche in Italia, però le chiese italiane non vengono condannate come quella francese, dove abbiamo questa crociata che distruggerà tutto. Perché in un certo senso, nelle città del nord Italia, al Papa servivano queste popolazioni, perché queste città come Verona, come abbiamo visto, Desenzano e quant'altro, e gli servivano nella lotta contro l'imperatore, contro Federico II, quindi utilizzava anche i catari. Però abbiamo delle condanne anche qui e dei roghi anche in Italia, perché tu lo sai benissimo che per mettere a tacere una cosa gli si dava fuoco, quindi davano fuoco alla persona bruciandolo come con le streghe. Ebbene, i catari vanno a rifugiarsi nel sud della Francia in alcune fortezze. Una è Montségur, che è il luogo per eccellenza, no? L'immagine per eccellenza del martirio dei catari, dove abbiamo un assedio che dura parecchio tempo, e alla fine questi catari vengono presi praticamente per fame, per sete, per questi attacchi, e avviene un episodio molto importante. È Pasqua, e quattro perfetti, quattro diciamo capi dei catari, scendono dalla montagna. Io a Montségur sono stato diverse volte, a dei versanti proprio a strapiombo, ci va giusto Mestre lì con le corde, scendono con delle funi portando un qualche cosa di non molto grande, e lo portano a nascondere in una zona di grotte, quindi il loro tesoro è salvo. Alcuni dicono che custodissero il Santo Graal o il tesoro dei catari, ma il tesoro era salvato. Vanno alcuni rappresentanti loro dai soldati di Simon de Montfort, che erano appunto i crociati del Papa. Dice Papa Innocenzo III era morto, ma i suoi successori continuano la crociata. E gli dicono a questi soldati, sentite, venite su, è Pasqua, venite su a Montségur, no? Ci vuole una trentina di minuti di salita a piedi, e per vedere il Cristo che diventa corpo e sangue nelle nostre mani. La maggioranza dei soldati non vanno, ma alcuni ufficiali decidono di salire su questa montagna. Non scendono più. Non scendono più non perché li hanno uccisi, perché quello che hanno visto in cima a quella montagna, Montségur, in quella fortezza antica, ha stravolto la loro vita. Si tolgono la divisa da ufficiali dell'esercito papale e diventano catari. E vanno poi incontro al rogo, perché a un certo punto, quando i catari perdono la loro guerra, con la loro battaglia, i rappresentanti del Papa dicono loro, sentite, basta che abbiurate la vostra fede, dite che abbracciate la fede di Santa Madre Chiesa Romana Apostolica e vi lasciamo andare. Loro no, vanno cantando verso un grande rogo che viene creato nella base, un campo che si chiama ancora oggi Campo dei Cremati, dove vanno cantando a morire bruciati. Io
credo che morire bruciate sono delle morti peggiore, e quindi andare cantando, perché cantavano? E tra l'altro questi ufficiali anche del Papa, c'erano in mezzo, perché andavano, avevano ottenuto il consolamentum e andavano nella vera vita. Nella vera vita. L'ultima fortezza che cade non è Monsegur, ma è Quiribus. Quiribus è una fortezza bellissima, che è verso il mare, spostata da cui si ha una vista stupenda, dove c'è un vento perenne. Lì è l'ultima fortezza che cade in mano ai soldati del Papa di questa crociata terribile. Fatti conto che questa crociata stravolge tutta quella che è il sud della Francia. Dico sud della Francia, ma sarebbe errato, era Provenza, non era Francia. Ma i sovrani del nord, i Capetingi, che erano, il nord era più povero del sud, il sud era molto più ricco del nord, diciamo, della Francia, vedono in questa crociata un'opportunità per accaparrarsi tesori materiali del sud, e quindi partecipano alla crociata, mandano i loro soldati. Ebbene, c'è un episodio a Béziers nel quale i soldati dicono al vescovo che li guida, ma arriviamo a Béziers, come facciamo a riconoscere i capi? Perché non è che sono neri, bianchi, sai, hanno un colore diverso, sono tutti come noi. E il vescovo dice quella famosa frase, dice: uccideteli tutti, Dio riconoscerà i suoi. E abbiamo un eccidio enorme di 10.000 persone uccise. Fatti conto che 10.000 persone a Béziers, in una cittadina come Béziers, è come se oggi a Torino, a Milano, uccidessero 800.000 persone. Cioè, tutti, c'è una cosa pazzesca, un'ecatombe assurda, proprio per estirpare questa immonda lebbra del sud, come la chiamava Innocenzo III. Perché tanto odio per persone che dicevano soltanto una cosa: la materia è il male, lo spirito è il bene. Perché? Perché è vero, non c'è nulla di perfetto sulla terra, tant'è che il termine perfetti glielo diamo noi, loro non si consideravano perfetti, perché di perfetto su questa terra non c'è nulla. Allora tu mi dirai, Gianluca, ma come facciamo a sapere queste cose? I catari non lasciano scritto nulla, ma ce lo lasciano scritto i domenicani. I domenicani, i Dominis Cane, l'Inquisizione, erano al seguito delle truppe, erano fortissimi domenicani al tempo, e ci lasciano questi scritti. E la cosa che colpisce è che non è che calchino molto la mano, perché pur essendo dei loro acerrimi nemici, non possono che dire la verità. I catari, dal cataros puro vuol dire, chiamati anche albigesi, patarini, bogomili e quant'altro, cataros puro, erano veramente persone pure. E gli stessi domenicani, che erano gli acerrimi nemici, come se tu vuoi capire la Seconda Guerra Mondiale leggendo sul diario di un nazista quello che è la resistenza italiana, cioè parlare dei partigiani, no? Dici, caspita. Cioè, però i fatti sono questi. I catari lasciano una grandissima eredità spirituale, tant'è che se tu vai oggi lì nella zona di Rennes-le-Château, di Limoux, di tutta la zona da Carcassonne in giù, troverai sulle cartine scritto paese cataro. Lì c'era un signore che si chiama Diodato Rocher, che era considerato l'ultimo papa cataro, e che abitava lì appunto nella zona vicino a Rennes-le-Château, Rennes-le-Bain, questa vallata, dove tra l'altro io invito a fare un viaggio. Chi fosse tra l'altro interessato, io organizzo anche dei tour, quindi eventualmente poi puoi lasciare una mia mail, un mio recapito, e chi mi vuole contattare. E ti dico, i catari erano quindi legati a questa zona dove ci sono i cagò. Perché voglio sottolineare questo aspetto? Perché c'è un paese che si chiama Limoux, scritto, no? A Limoux è famoso oggi per la Blanchetto, un vino bianco frizzantino, no? Quindi è famoso per quello lì. Ma è famoso anche per una chiesa che ospitava una piccola Madonna nera che guariva dalla cecità e guariva dai problemi degli occhi. Ebbene, questa Madonna nera era venerata dai cagò, era venerata dai catari, era venerata dai templari. Era però odiata da Robespierre. Perché? Perché Robespierre odiava Andrea Chénier, no? Lo fa decapitare, dato che Chénier, prima che la lama gli tagli la testa, invoca un'invocazione a questa chiesa di Notre-Dame de Marseille, vicino a Rennes-le-Château. Robespierre decide che questa chiesa deve essere distrutta, soprattutto questa Madonna nera. Manda i suoi soldati, no, parliamo della rivoluzione 1789-90, a distruggere la Madonna nera, una statuetta alta così, alta
30 centimetri, 40 centimetri, nera con un bambino. E nelle cronache c'è scritto che i soldati prendono la Madonna per distruggerla, ma arriva una bellissima donna vestita di nero, prende dalle loro mani la Madonna nera, fugge fuori dalla chiesa di Limoux e sparisce in un prato. E questo è quello che riportano i soldati a Robespierre dicendo: oh, una donna da sola ci ha sconfitti, rischiando di essere decapitati loro a loro volta. Per fortuna poi il terrore finisce, Robespierre va anche lui al patibolo, arriviamo poi a Napoleone Bonaparte, e in epoca napoleonica questa Madonna nera ricompare, stranamente. Tu mi direi una leggenda? Beh, non tanto, perché in quel prato in cui la donna bellissima sparisce, viene comprato a peso d'oro dal vescovo normanno che guidava Béranger Saunier, vescovo Biard. Compra a peso d'oro quel prato in cui circa 100 anni prima era sparita questa donna con la Madonna Nera. La Madonna Nera purtroppo la potete trovare soltanto sui miei libri la foto, perché nel 2004 un pazzo è entrato in chiesa e l'ha distrutta completamente. Quello che non è riuscito a Robespierre è riuscito a questo folle, che non si sa il motivo, oppure si sa ma non si vuole dire, distrugge questa bellissima Madonna Nera, che da millenni era adorata da tutti perché c'è una polla d'acqua vicino che è sempre uguale, e dal Medioevo facevano pellegrinaggi, come oggi si va a Lourdes, a Medjugorje, a Fatima, perché andavano lì, si toccavano gli occhi e ci sono stati tanti casi di guarigione dalla cecità. Oggi questa è la chiesa, questa basilica c'è ancora, ma della Madonna Nera possiamo vedere solo un'immagine, quella che c'è anche sui miei libri. E i cagò erano presenti in zona. Tant'è che a Limoux, ti aggiungo solo questo, sono un po' un fiume in piena quando parlo di questa zona, ma ce l'ho proprio a livello atavico ancestrale dentro di me. C'è un carnevale particolare, è un carnevale non allegro. Il carnevale di Limoux è un carnevale piuttosto inquietante, in cui si vedono persone che escono da una grotta, brutte, con degli strani vestiti, che passeggiano per la città e continuano ancora oggi. Erano i cagò? È un carnevale inquietante, è un carnevale che ci ricorda qualcosa che forse andava dimenticato per i benpensanti, ma che prepotentemente torna a riaffiorare per difendere questa popolazione che è stata ingiustamente distrutta. Chissà se poi è stata veramente distrutta o se si sono rifugiati o se sono stati spostati altrove. Però io in realtà sono molto incuriosito perché cercando un po' di dare anche un senso, mi ha colpito nel tuo racconto precedente l'idea che facciamo finta che il re Le Chateau, in realtà, oltre a un discorso alchemico, ci sia anche un discorso di una sorta di portale, un portale per un discorso, per esempio, di un'altra dimensione, un viaggio astrale. E perché me lo lascia un po' Sì. sottintendere? Uno, perché tu stesso hai detto io come sognavo in quella casa lì e i sogni che facevo, tra virgolette, lascia il segno e quindi è un qualcosa da notare. E visto che abbiamo parlato spesso, no, di viaggi astrali, nelle nostre puntate abbiamo raccontato anche come questi due mondi in realtà che non si toccano ma possono coesistere, in realtà oltre alla tecnica meditativa di andare in astrale ci sono poi dei veri e propri portali in cui delle strade per accedere in determinate dimensioni bisogna andare in alcuni posti fisici, come se in quel posto ci fosse un portale. Quindi ne andiamo a parlare e lo colleghiamo anche a quegli strani giochi di luce di cui una volta all'anno Sì. compare un qualcosa. E questo c'è veramente in tutte le civiltà a livello mondiale, in tutte le epoche, anche soprattutto in epoche antichissime. Delle strane congiunzioni astrali in cui in un giorno all'anno è possibile fare un qualcosa, si intravedono questi due mondi paralleli, tra virgolette, ma uno è terreneo e l'altro è fatto d'altro, ha un altro livello energetico per cui apparentemente non c'è e non si percepisce, bisogna usare delle tecniche. Dimmi un po' il tuo pensiero. Assolutamente, concordo pienamente. E ti porto un esempio tangibile, un nome, Bugarash. Bugarash è una montagna, c'è un paese con una montagna omonima che sorge appunto
pochi chilometri da Rennes-le-Château, dove avvengono questi strani fenomeni spazio-temporali. E la chiamano il Sinai Nero, o è la montagna delle apparizioni, sparizioni, episodi spazio-temporali. E si dice appunto che su questa montagna alcuni dicono che vi sia un grande deposito di uranio che quindi scatena, ad esempio, gli aerei non la sorvolino perché andrebbero in tilt i loro apparecchi. E ci sono delle strane sparizioni degli episodi spazio-temporali. Un episodio eclatante era avvenuto a un signore che è andato lì a fare le vacanze, un signore svizzero, e muore, e quindi il cugino, facendo delle indizie, ma strano, questa morte così strana in questo paese, va a Bucarest e fa delle indagini e vede a un certo punto dei monaci, gente con un cappuccio, che scavano in queste montagne, perché è pieno di grotte. Chiede appunto a loro se avessero visto il cugino, che era morto da poco, loro lo prendono senza dire nulla, lo buttano in una grotta, lo chiudono. E lui dopo una mezz'ora, un'ora, riesce ad uscire e arriva in paese, vede la sua foto, dice come mai, ma hanno già dato, erano passati 5 anni. La sua famiglia era distrutta perché la moglie, credendolo che fosse scappato con un'altra, si era risposato, i figli non lo volevano più vedere, era stato licenziato, quindi lui fino alla sua morte, avvenuta negli anni 70, no? Del Novecento, ha giurato che lui era stato mezz'ora, un'ora lì dentro, non certamente 5 anni. Ma tu dirai, vabbè, è un pazzo. Io ho conosciuto personalmente delle persone che sono andate a fare, dato che ne avevo parlato in TV, sia a Voyager a suo tempo, poi il mistero con Marco Berry, poi di nuovo a Freedom con Roberto Giacobbo, e quindi una signora che era stata là mi aveva contattato dicendo, guardi, può venire a casa mia perché le voglio raccontare un episodio. Erano 12 persone, ha detto, noi siamo saliti sul Monte Bucarest, che è alto 1300 metri, siamo stati là pomeriggio, nel senso siamo già a salire, ci vuole, non è dietro l'angolo, 1300 metri di salita dritte. Hanno mangiato, si sono riposati, hanno fatto dei giochi, scendono, era passato un quarto d'ora. Tu mi dirai, vabbè, questa ti ha presa in giro. Allora, io li ho intervistati tutti e 12, tutti mi hanno dato la stessa cosa. E poi, come dicevano i latini, dout des. Se uno mi vuol prendere in giro, mi dice, ah, signor Baietti, sa, sono andato lì, mi dà 5.000 euro, io le racconto una storia e ha guadagnato 5.000 euro. Oppure mi fa andare in TV, mi fa andare in video da Gianluca Lamberti, no? Così almeno divento famoso. Assolutamente non hanno voluto un centesimo, non hanno voluto che il loro nome apparisse sui miei libri, tantomeno darlo a te, a Gianluca, a Roberto Giacobbo, a Marco Berrio, a quant'altro. Quindi a che cosa serve prendere in giro me? Tutti mi hanno dato anzi, vergognandosi, per come dire, ma se avete gli orologi rotti, tutti gli orologi rotti, va bene, facciamo un'altra casualità. Marco Berri di Torino, appunto, conosciuto da tutti, no? Ex Iena, e nel 2012, sai, un calendario Maya, no? Si parlava che il paese di Bucarest si sarebbe salvato dalla fine del mondo. Uno dei 2 o 3 paesi al mondo, no? Allora, la troupe di Mediaset, allora il programma Mistero, no, che era in onda in quegli anni, va a Bucarest per fare un servizio. Nessuno l'ha mai visto questo servizio, perché tutte le telecamere si sono rotte, tutti i telefonini, tra cui quello di Marco, si sono rotti, hanno dovuto fare il servizio proprio di fortuna facendo una telefonata. È un paese veramente molto molto strano, tant'è che se tu vai a Bucarest oggi senti parlare più inglese, sono inglesi, americani, neozelandesi, perché pensando al discorso del 2012, tanti hanno con neozelandesi, australiani, americani, inglesi, hanno comprato casa in paese. Poi il mondo non è finito, almeno quel mondo non è finito, e quindi continuano a vivere in questo paese, sovrastato da questa montagna di grandi, grandi enigmi. C'è un sentiero alla base di questa montagna dove io ho accompagnato diversi gruppi, dove io non voglio dire nulla adesso perché inviterei poi chi vuole a venire con me a fare questa esperienza personale. Tu cammini su questo sentiero e senti delle emozioni, senti delle sensazioni. Io avevo accompagnato un gruppo, c'erano delle persone anche anziane, una signora dice, ma dove sono questi bambini che cantano? Sentiva dei bambini cantare. Un altro sentiva una musica, dice, ma qui in mezzo a sti boschi, gente con l'arpa, col violino. Ha detto una radio, ma non c'era nessuna radio. Un altro sentiva delle voci. Io sentivo un grande ronzio in testa, come se quando ti arriva una telefonata che sei in mezzo a un televisore, quindi senti questo ronzio. No? Tant'è che avevo davanti a me uno con uno zaino, ho detto, ma avrà una radio trasmittente.
Però l'ho fermato, lui mi ha aperto lo zaino, aveva una maglia, un panino, una bottiglia d'acqua, non niente di che. È un sentiero molto, molto particolare. E ti posso dire questa cosa che l'ho toccata con mano, per arrivare a questo sentiero bisogna attraversare un fiumiciattolo, un ruscello, chiamiamolo. Allora, un anno c'era stata una siccità totale, un gruppo di persone, tra cui li ho accompagnati, ma alcuni di loro non mi piacevano, così a pelle, sai quelle cose a pelle, no? Il famoso terzo occhio. Perché volevano andare là, che poi l'ho scoperto, a prendere il tesoro materiale, credendosi che bastava scavare un po' che trovavi il tesoro dei templari, tornavi miliardari, vabbè. Vogliono andare a fare questo giro sul sentiero si chiama Sentiero dei Catari, tra l'altro, caso strano, e finisce alle cascate di Maria Maddalena. Ebbene, siccità di mesi, come avviene adesso, non sai che si parla tanto di siccità, questo torrente sembrava il mare in tempesta, o proprio acqua. Io ho detto, guarda, attraversare sto ruscello qui c'è rischio anche di annegare, perché la corrente ti porta via. L'anno dopo, un'associazione di Milano e Trento che facevano reiki, facevano, diciamo, spiritualità, e non gli interessava il tesoro materiale, ma quello spirituale, mi chiede di accompagnare a fare la stessa cosa. Aveva piovuto per 20 giorni di fila, era il primo giorno di sole, ho detto, se l'anno scorso, con la siccità, questo fiume sembrava l'oceano Pacifico in tempesta, figurati adesso, era secco completamente. Tant'è che abbiamo potuto, c'era una signora di quasi 90 anni che l'ho attraversato col suo bastone e hanno potuto fare questa loro esperienza. Ti dico che c'erano alcuni esperti radiestesisti, tra cui uno che è un rabdomante, e quando viene incaricato per trovare l'acqua, lui porta un libretto da segni con sé. Lui ti trova al punto dove c'è l'acqua e ti dice, ti stacca un assegno, ti dice... Tu chiama l'impresa, ovviamente con una gru e ti costa migliaia di euro. Se sotto non c'è l'acqua, io ti firmo tutto questo assento, lo firmo, poi metti tu la cifra di cosa hai speso. Non ha mai tirato fuori un centesimo, perché dove dice col pendolino che c'è l'acqua, quindi per dirti una persona molto autorevole, ha detto che c'è un'energia in gradi Bovis lì, pazzesco, che gli scoppiava quasi la testa. Una signora, una sensitiva, una signora, fatti conto che ha il dono di guarire con le mani. Io avevo un po' di mal di testa e sai, come dici, ma prendi il classico pastiglia. No, lei ci fa, no, mi ha preso il pollice, ma come se è un pulsante, come schiacciare, come accendere la luce, mi ha spento il mal di testa in un secondo. Quindi ha una grande capacità di pranoterapia. Si è fermata su una pietra a contemplare un albero su cui c'erano dei strani segni nella corteccia ed è stata lì 2 ore. Tant'è che io la guardavo, insomma, poi dobbiamo andare, però lei era fissa lì, ha detto io non posso muovermi, sento un'energia talmente bella, talmente forte. Quindi anche questo è Bugarach, anche questo fa parte dei misteri di Rayleigh Chateau. E se lo andiamo a unire a tutte quelle persone che abbiamo raccontato, impazzisce e distrugge, impazzisce e sì, attacca quella cosa. Sono veramente cosciente. Passo tempo, cioè, il tempo che cambia diversamente. Una mia amica, per dirti, una stupidata, lei è andata a fare un giro sul Bugarach, un falco l'ha seguita ininterrottamente sopra di lei, ma a una distanza anche abbastanza... Quindi lei temeva ancora, sai, magari mi salta addosso, sai, mi graffio, che... ininterrottamente, quando è andata via da Bugarach, questo falco è sparito, no? È una montagna particolare, dove magari gente anche non prova nulla, tant'è che con noi c'era una coppia, no? Marito e moglie, che ci deridevano, cioè, voi siete i classici così creduloni, no? E non sentivano nulla. Quando siamo tornati in Italia, poco tempo dopo ho saputo che si sono separati, non perché il Bugarach li ha fatti separare, ma perché erano nel loro spirito, erano in lotta un odio, l'uno contro l'altro, sai, tradimenti, cose del genere, quindi avevano come una barriera che gli impediva di assaporare questa energia. Gli altri hanno tutti provato qualcosa. E invito la gente, chi mi vuole scrivere, lascia poi una mia mail, sarà un vero piacere rispondere a questi grandi argomenti. Facciamo così, Giorgio, raccontaci un po' come contattarti e un po' di tuoi testi per chi volesse approfondire. Sì, allora io ultimamente mi sono occupato anche di altre vicende come il parroco Don Grignaschi, che ho pubblicato in un libro per la Verde Chiaro che si chiama Il Cristo delle Dolci Colline, edizioni Verde Chiaro, che poi è stato rieditato col titolo anche di La Dea Dimenticata.
Ho scritto poi un testo per la Iume Edizioni di Torino che si chiama Luoghi Misteriosi. Luoghi Misteriosi dalla Iume di Torino, dove tratto di una zona dell'entroterra di Savona, tra l'entroterra di Savona e le Langhe, provincia di Cuneo, dove ci sono dei paesi veramente incredibili, di cui poi magari se vuoi faremo una trasmissione perché meriterebbe un'ora abbondante. E un altro mio libro, che è un romanzo, si intitola Buio come il vetro, perché mi sono occupato, con le edizioni Minerva, mi sono occupato di un mistero legato al vetro nella zona proprio sempre lì di Altare, dell'entroterra di Savona. Chi mi vuole... Adesso sto preparando questo libro sui Catari, e poi ci sono i miei libri su Rennes Chateau che sono usciti, appunto, uno sarà L'Enigma di Rennes Chateau, edizioni mediterranee, l'altro Lo Specchio Inverso, che sarà rieditato a breve. E chi mi vuole contattare ha una mail semplicissima, Giorgio Baietti scrittore, tutto attaccato, Giorgio Baietti scrittore, @gmail.com. Ripeto, Giorgio Baietti scrittore, @gmail.com. Grazie mille Giorgio, grazie mille ai nostri amici che hanno seguito anche oggi la nostra puntata, abbiamo unito un po' i puntini, abbiamo messo anche delle belle basi per incontri futuri, quindi un abbraccio invitandovi a cercare, facciamo finta che su tutti i social possibili, immaginabili, ovviamente canale YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, TikTok, chi più ne ha più ne metta, seguite anche facciamofintache.com, il nostro blog che sta riservando delle belle novità, veniteci a incontrare anche dal vivo nei vari eventi che vi suggeriremo di tanto in tanto. Appuntamento alla prossima, ringraziando gli abbonati, i veterani, i fedelissimi, i, diciamo un po' così, chi è con noi dalla prima ora e chi è arrivato da poco ma è già perfettamente integrato in questa community. Un abbraccio alla chat, un abbraccio in regia, un abbraccio a Giorgio, appuntamento alla prossima. È stato un piacere. Alla prossima. Arrivederci.